Serie B, il campionato degli italiani. Appassionati di calcio e non solo, bentrovati al consueto appuntamento con BNews, il notiziario web che vi aggiorna sulla Serie B. Apriamo questa edizione parlando del turno appena trascorso per vedere le curiosità segnalate da Football Data. Primo poker italiano per Pablo Granoce, in assoluto il giocatore copertina della 16ª giornata. L'attaccante del Modena è ora capocannoniere solitario del torneo con 12 centri, ma è anche il giocatore più decisivo della cadetteria, avendo portato 13 dei 21 punti agli emiliani. Ha festeggiato invece nel migliore dei modi la 400ª panchina in campionati professionistici Pasquale Marino, che ha rivitalizzato il Vicenza, vittorioso anche a Varese per 3-2. Sotto la sua gestione infatti i biancorossi hanno totalizzato 10 punti in 5 giornate, ovvero una media di 2 a partita. Mentre quello di Chiavari è stato il quinto 0-0 stagionale per l'Avellino. In pratica circa un terzo delle partite dei biancoverdi si è chiuso su questo tipo di punteggio. E chiudiamo col Bari, che dopo 16 turni non aveva sul campo così pochi punti dal 2007-2008. Quell'anno i pugliesi erano a quota 16 contro i 19 di oggi. Parliamo adesso della prossima giornata di campionato, la 17ª, che vedrà come al solito grandi sfide. In particolare c'è anche quella tra Vicenza e Brescia, presentata come al solito da un grande ex. Si tratta di Gigi Cagni. Da operaio, da fresatore, fornitore specializzato, sono diventato cacciatore professionale. Con la maglia di Brescia, con contratti i primi anni, perché mettevo la maglia del Brescia e quindi per me era un onore portare la maglia alla mia città. Il Vicenza parte da una situazione di vantaggio, al di là del giocare in casa, che giocare in casa a Vicenza è una bella cosa, perché è un pubblico eccezionale che ha questa cultura del tifo, è molto passionale e anche numericamente, voglio dire. E ricordo che potrete leggere il testo integrale dell'intervista a Gigi Cagni direttamente sul nostro sito internet www.legaseriebi.it. A vincere nella scorsa giornata è stato il gol dell'attaccante del Bologna Cacia, che batte di una sola preferenza Scavone della Provercelli, mentre la parata più votata è stata quella di Farelli del Latina sul tiro di Escalante. Anche questa settimana potrete scegliere rete e parata più entusiasmanti del turno appena concluso e come al solito ecco le possibili scelte. Per quanto riguarda i gol, il secondo di Granoce in Crotone-Modena, il gol di Coralli in Cittadella Brescia e la rete di Melchiorri in Pescara Virtus Lanciano. Mentre le tre parate migliori sono Alfred Gomis su Sansovini in Virtus Entella Avellino, Lis Gomis su Brezovec in Trapani Spezia e Bremek su Neto Pereira in Varese Vicenza. Tra le discipline presenti alla manifestazione Sport in Fiera organizzata dal CONI provinciale di Crotone, anche la ginnastica artistica Magna Grecia e la pallamano giovanile. Elettra, tu sei sempre presente. Eh sì, purtroppo ho avuto l'informazione che dovevamo esibirci lunedì sera, quindi ho dovuto prepararla in pochissimo tempo. Poi noi siamo in un periodo un pochino negativo per la società, perché c'è qualcuno che è ammalato, altri sono infortunati e quindi abbiamo dovuto, diciamo, riunire tutto il gruppo agonistico alla meglio per poterci esibire. D'altronde non potevamo mancare a questo appuntamento, noi siamo fedeli a tutte le manifestazioni organizzate dal CONI e quindi abbiamo fatto questo sacrificio. Vedo piccolissimi che si stanno avvicinando alla pallamano, complimenti. Grazie, da quest'anno abbiamo iniziato una nuova stagione, abbiamo preso anche le femminucce come puoi ben vedere e abbiamo iniziato questi corsi con i bambini dai 6 anni in su e anche le femminucce, sperando che di fare anche la squadra femminile. Sarebbe un grande progresso, eh? Sì, un progresso. Perdonami, esistono squadre di pallamano femminile? Sì, c'è la squadra femminile di Badolato, Lamezia, Cosenza e Terranova, quindi per noi sarebbe una buona cosa fare questa squadra femminile e confrontarci poi con questa realtà. Quantomeno abbiamo cominciato. Sì, purtroppo era un ciclo che era finito parecchi anni fa, l'ultimo allenatore era Pasquale Aragona, che aveva anche una bella squadra. Da quel ciclo lì della squadra femminile ad oggi, quindi sono passati forse 15 anni che non c'era questa squadra femminile, ci stiamo provando, vediamo un po' se ci riusciamo.